sperando che sia, che possa essergli utile. Ok, poi le inserisco naturalmente sempre sulla solita struttura. Allora, vi stavo parlando dell'esame. Allora, come vi dicevo, sto cercando di organizzare la modalità di esame e vorrei chiedervi però, visto che ormai siete arrivati a una settantina, quindi vorrei chiedervi delle informazioni al riguardo. E cioè, vi dicevo, se lo facciamo, non sappiamo ancora se lo facciamo online o se lo facciamo, cioè, se lo facciamo da remoto oppure se lo facciamo in presenza. Tuttavia, nel caso l'esame fosse fatto in presenza, avrei la necessità di sapere quanti di voi possono organizzarsi con il proprio PC. E quindi vi lancio il seguente sondaggio. E cioè, nel caso sia possibile sostenere l'esame in presenza, cosa preferite di fare? E cioè, lo svolgete in aula informatica o lo svolgete con il vostro PC, la vostra connessione Wi-Fi in fiera? Questo, guardate, ragazzi, è del tutto indicativo, ok? Serve semplicemente a me per avere delle indicazioni a riguardo. Mi serve per vedere quanto, in qualche modo, se muovermi per prendere l'aula informatica più giorni, se muovermi per prendere la fiera tutta la giornata e così via. E quindi non siete tantissimi, siete una settantina, ma lo stesso spero che siate un campione indicativo di quello che posso ottenere a livello di informazioni. Ecco, una cosa, naturalmente chi ha il proprio computer e la propria connessione può essere certo che farà l'esame il 21 e su questo vi do la massima sicurezza. Viceversa, le altre persone verranno in qualche modo distribuite nei 3 giorni e questo lo sapremo. Intanto lo sapremo se facciamo l'esame in fiera o no e lo sapremo a gennaio, quindi sapremo se è in presenza o se l'esame viene fatto da remoto. E la mia impressione è che verrà fatto tutto da remoto, è la mia impressione, perché visto come stanno andando le cose, secondo me non torniamo più in aula, ma questa è la mia considerazione personale. Però da un punto di vista di indicazione volevo sapere quanti sono in grado di arrangiarsi, in qualche modo si riescono a gestirsi con le proprie informazioni. Ok, direi che avete votato tutti 80 su 80 e io termino il sondaggio, vi faccio vedere come è andata e poi lo tengo per me in qualche modo, ok? E quindi il 61%, il 40% potrebbe farlo in fiera e invece il 60% lo farà in aula informatica. Ok, io vi ringrazio tantissimo dell'informazione perché questo mi dà un'indicazione per me. Ok, andiamo con la lezione di oggi e iniziamo fondamentalmente a risolvere questi esercizi, gli esercizi che voi mi proponete. Ok, ora se non vi secca interrompo la condivisione del sondaggio, tanto l'avete visto e non ci serve più. Ok, poi mi sistemo la finestra e ci siamo. Allora, iniziamo con questo. Anzi, ne avevo altri due prima. Iniziamo con questo qui. E cioè, data una funzione f di x che è uguale al logaritmo di x alla seconda più 3x più 6, e voglio sapere dov'è la derivata prima, dove f' di x è maggiore o uguale di 0. E la risposta è meno 3 mezzi, virgola, più inf. Ok, vado con questo. No, assolutamente. Intanto, prima di iniziare, ma la domanda di teoria potrebbe essere anche sui punti di accumulazione. Assolutamente no, ragazzi, le mie. Quindi FO e PZ avranno come domanda di teoria esattamente quello che vi ho già raccontato, e cioè la prima domanda di teoria per me sarà composizione di funzioni. Vi ricordate? Ho detto date due funzioni, esiste f dopo g, g dopo f, g dopo g e via così. Quella è la domanda di teoria per FO e per PZ, mentre il gruppo AE che ha fatto un altro programma, e no, difatti, i gruppi AE, gruppo AE,
ha come responsabile del corso la professoressa Buratto, okay? E lei decide delle quattro domande di teoria, mentre il gruppo FOEPZ, per il gruppo FOEPZ sono io responsabile dell'attività didattica e quindi lì decido io le domande di teoria. Le domande di teoria sono esattamente quelle che vi ho detto, e cioè composizione di funzioni, la prima domanda, la seconda domanda, teoremi, alcuni teoremi in cui vi chiedo di controllare le ipotesi e le tesi, ma abbiamo fatto una lezione su questo. Dopodiché, vettori linearmente dipendenti, indipendenti, sistema di generatori, rango e così via. Terza domanda. Quarta domanda, quello che abbiamo visto e che ho registrato e che dovrebbe essere presente, e cioè quella relativa alle condizioni necessarie e sufficienti per ottimizzazione libera e vincolata. Ok? Queste sono le quattro domande di teoria, esattamente come le troverete. Questi per il gruppo FO e per il gruppo PZ. Ok, andiamo con questa. Allora, mi chiede prima di tutto come calcolo il dominio, naturalmente, quindi il dominio di F, devo fare x alla seconda più 3x più 6, x alla seconda più 3x più 6, fatemi controllare se ho scritto giusta, x alla seconda più 3x più 6, maggiore o uguale a 0, questa è una parabola rivolta verso l'alto e mi trovo il delta. Delta è b quadro e quindi 9 meno 4 che moltiplica a. E cioè 1 e c che è 6, quindi 9 meno 6, quindi qui abbiamo 9 meno 6, 24, quindi il delta è minore di 0, e che vuol dire che la parabola è tutta quanta rivolta verso l'alto, ok? E quindi il dominio di questa funzione, vedete, ci stanno chiedendo quando questa funzione è maggiore di 0. Beh, lei è sempre positiva, perché è sempre al di sopra dell'asse delle x, quindi il dominio di f è uguale all'insieme dei numeri reali, ad r. Bene, ma a questo punto abbiamo completato perché dobbiamo semplicemente fare la derivata prima della funzione che fa 1 fratto x alla seconda più 3x più 6 per la derivata dell'argomento 2x più 3. E questa vado a scegliere maggiore o uguale di 0. Ok, osservate come, e qui mi permetto di farvi notare come il dominio di f', ok, sia R, di nuovo, ok, quindi non abbiamo nessuna necessità di andare a limitare la derivata, il dominio della derivata, e andiamo a calcolare la positività. Qui mi permetto di farvi notare che di nuovo questo è strettamente positivo perché è esattamente quello che abbiamo visto prima, e quindi la positività di quella frazione è data da 2x più 3 maggiore o uguale a 0, cioè 2x maggiore o uguale a meno 3, e cioè x maggiore o uguale a meno 3 mezzi. Che è esattamente la soluzione che abbiamo individuato là sopra. Dubbi? Problemi? Vi torno, ragazzi. Passo alla prossima. Per ho messo il dominio di f maggiore o uguale a 0 se solamente. Oh, ho sbagliato. Il dominio di f deve essere strettamente positivo. Sì. Hai ragione. Perfettamente ragione. Hai ragione. Professore, perché ha messo il dominio di f maggiore o uguale a 0 se solitamente. Perché ho sbagliato, caro. Hai perfettamente ragione. Professore, ma la proprietà dei logaritmi vale anche viceversa. Sul libro e su internet ho fatto fatica a trovare ciò e sono sicuro che le superiori che sia così. Allora, proprietà dei logaritmi. E ogni tanto non so cosa voglia dire viceversa. Ma la proprietà dei logaritmi richiede una cosa abbastanza. La ripeto un secondo, perché secondo me. Può essere che la recupero qui sotto, ok? Ed è importante, nel senso che allora, voi avete che logaritmo di A fratto B è uguale a logaritmo di A meno logaritmo di B. Questa proprietà vale però, e questa è una cosa importante, se e solo se A e B sono tutti e due dei numeri strettamente positivi. Ok? E molto probabilmente era questa la domanda che mi facevi tu, e cioè questa proprietà dei logaritmi vale sempre? Ecco, questa proprietà dei logaritmi vale solo ed esclusivamente quando A e B sono strettamente positivi e la puoi usare naturalmente essendo un'uguaglianza da tutte e due le parti, quindi posso scrivere A meno B,
Certo che puoi, ma attenzione, e questa è una cosa molto delicata. Attento, guarda, penso di aver capito la tua domanda. E cioè, tu mi stai dicendo, no, se io ho logaritmo di x meno 1 fratto x più 1, posso scrivere questo come logaritmo di x meno 1 meno il logaritmo di x più 1? E quindi posso semplificare. Attento. No, in generale. E adesso cerco di spiegarti nei dettagli. Perché? Cosa che potrebbe essere, cos'è che potrebbe succedere? E cioè, vedi, questa funzione qui, puoi considerare quella lì come una funzione di x. Questa funzione di x, cos'è che ha come dominio? Beh, ha come dominio l'insieme in cui contemporaneamente numeratore e denominatore sono strettamente positivi, ma anche i punti in cui numeratore e denominatore sono contemporaneamente strettamente negativi. Ok? Quindi se tu scrivi invece la seconda parte, la seconda la tratti come una funzione, quella che stai identificando, quindi non la 1, ma la 2, se tu mi calcoli il dominio della 2, quella lì invece è definita solo ed esclusivamente quando x meno 1 e x più 1 sono tutti e due contemporaneamente positivi. Ok? Quindi molto probabilmente il dubbio che mi hai segnalato tu è legato proprio a questa. A questo viceversa, ok? Tu, data la funzione 1, tu non la puoi scrivere come funzione 2, ma il viceversa lo puoi fare, e cioè la funzione 2 la puoi scrivere come funzione 1, ok? Ipotizzando però sotto la stretta condizione che hai imposto le condizioni sul dominio. Il dominio delle due in qualche modo sono diversi, ok? Quindi devi stare attento ad applicare queste condizioni nel dominio corretto. Che è il motivo per cui, vedi sopra, ho indicato quella relazione lì vale solo se A è uguale a B, sono strettamente positivi. Perché? Perché tutta l'equazione abbia senso, deve avere senso sul secondo membro, e quindi A e B devono essere strettamente positivi. Ecco, secondo me è lì il punto a cui bisogna prestare un po' di attenzione. Poi l'altro avevo fatto una stupidaggine io qui, ma spero che mi abbiate capito che dovevo mettere il maggiore stretto e non il maggiore uguale. Mentre qui è giusto il maggiore stretto perché ci stanno chiedendo dove la funzione è, la derivata prima è maggiore o uguale di zero. Ok? Io andrei alla prossima. Ok, questa. Determinare il dominio della seguente funzione. Meno x alla seconda più 9x meno 20 fratto ln di x meno 1. Ok, allora andiamo un attimo a controllare. Chiudiamo questa che c'è solo confusione e mi sposto un attimo questo qua. Eccolo qua, già meglio, così riesco a leggere tutto. In contemporanea. Adesso, dominio. Quindi devo prima di tutto far sì che meno x alla seconda più 9x meno 20 sia strettamente positivo. L'argomento del logaritmo è strettamente maggiore di 0. Andiamo al denominatore, di nuovo un logaritmo, e quindi x deve essere maggiore di 0, e dopodiché il denominatore deve essere diverso da 0, e quindi il logaritmo di x meno 1 deve essere diverso da 0. Queste sono le condizioni. Partiamo dalla prima. La prima è una parabola rivolta verso il basso. E quindi vado a calcolarmi il delta. Il delta che è b quadro, e quindi 81, meno 4 che moltiplica a, che è meno 1, c che è meno 20. E quindi otteniamo 81. Meno più meno, e quindi meno 80 che fa 1. Quindi abbiamo la retta che tocca i due punti distinti. La nostra parabola, calcoliamoci questi due punti, x1, 2 sono meno b, e quindi meno 9 meno più 1 fratto 2a, e cioè meno 2.
Adesso qui abbiamo meno 1, meno 9 che fa meno 10 fratto meno 2 e sopra abbiamo poi meno 8 perché meno 9 più 1 fa meno 8 fratto meno 2. Meno 8 fratto meno 2. Qui abbiamo quindi più 5 e qui più 4. Quindi questo punto è 4, questo punto è 5. Ci chiedono dov'è strettamente positiva, quindi questi non ci vanno bene. E quindi la prima si è trasformata, la scrivo in giallo, in 4 minore di x minore di 5. La seconda è facilissima, rimane x maggiore di 0. La terza invece mi diventa logaritmo di x diverso da 1. Qui applico da una parte e dall'altra la funzione esponenziale e ottengo che x è diverso da e alla 1, e cioè che è circa 2,7. Circa 2,7. Bene, mettiamo tutto assieme e abbiamo la prima, la seconda e la terza e stiamo facendo un sistema, quindi le soluzioni vanno prese contemporaneamente. Quindi abbiamo e 0, 4 e 5. Qui dentro, estremi esclusi. Qui sopra, tutti tranne questo. Quando ci sono tutti contemporaneamente, ci sono tutti contemporaneamente qui dentro, vedete? E quindi il risultato è esattamente, scriviamo in modo sensato, 4,5 senza spazi con le parentesi rotonde. Ragazzi, ritorna Davide, ok? Bene, passo alla prossima. Qui abbiamo f di x uguale alla radice quadrata di 25 meno x alla seconda fratto valore assoluto di x più valore assoluto di x alla seconda. Mi sembra che c'è scritto meno 4x, però non sono sicuro. Comunque, il risultato è meno 5, 0 unito 0 più 5. Mi sembra che ci sia scritto meno, sì, penso sì, immagino che sia proprio meno. Ok, allora andiamo. Perfetto, Davide, benissimo, ottimo, nessun problema. Andiamo con questo e cerchiamo di risolvere questo esercizio. Allora, l'esistenza della radice mi impone che il denominatore, sì, che il suo argomento sia maggiore o uguale a 0. Dopodiché vado al denominatore. Il denominatore ha un valore assoluto e generalmente il valore assoluto non mi richiede particolari operazioni. Tuttavia, io devo imporre che il denominatore sia diverso da 0 e questa è l'unica cosa che a cui devo stare attento. Il primo è facilissimo, perché è una parabola rivolta verso il basso, che ha due radici. Vedete, il c più 5 è meno 5. Guardate, x sarebbe 25 meno x al secondo uguale a 0, e cioè x al secondo uguale a 25. E quindi meno 5 più 5. La prendiamo compresa e prendiamo tutta questa parte qui, che è la parte positiva. E quindi questo mi diventa semplicemente meno 5 minore uguale di x minore uguale di 5. Vediamo questo invece, mi dice x alla seconda meno 4x deve essere diverso da meno valore assoluto di x. Ora qui, o rompiamo tutto quanto il sistema in modo complesso, se volete, okay? Oppure c'è un trucchetto per farla, un trucchetto che si basa sull'intuizione che possiamo avere sul valore assoluto. Ti rispondo tra un attimo. E cioè, guardate, il valore assoluto, questo valore assoluto di solito è maggiore o uguale a 0. E questo valore assoluto,
Qui invece anche lui è maggiore o uguale a 0, ma ha un meno davanti, quindi questa quantità è minore o uguale a 0. Quindi queste due quantità sono uguali se e solo se sono 0, contemporaneamente, altrimenti non potranno mai essere uguali. Ok? Quindi o c'è un punto, o c'è un valore che mi rende contemporaneamente 0 tutte e due queste quantità, oppure quelle disuguaglianze saranno sempre non soddisfatte, perché da una parte è un valore assoluto, dall'altra è un meno valore assoluto. Da una parte quindi è una cosa che è maggiore o uguale a 0 sempre, dall'altra una cosa che è minore o uguale a 0 sempre. Se contemporaneamente possono diventare 0, allora quella lì diventa un punto di criticità, ok? Un punto che devo eliminare, altrimenti no. Quindi questo lo posso scrivere nel seguente modo, e cioè meno 5 minore o uguale a x minore o uguale a 5. E adesso attenzione, qui devo eliminare il punto che contemporaneamente mi rende uguale a 0 le due condizioni. Quindi vediamo un attimo se è possibile questo. È possibile che questo sia uguale a 0 e che contemporaneamente x sia uguale a 0? E certo, vedete, l'unica possibilità è x uguale a 0 e se voi mettete x uguale a 0 sopra vi viene 0 uguale a 0. Quindi x diverso da 0. È l'unico punto che rende contemporaneamente uguali a 0 queste due quantità. E vi torna? Ci sono dubbi? Mi avete capito? Il ragionamento è un po' sottile, provo a ripeterlo, ok? E si basa fondamentalmente sulla comprensione che avete del significato di valore assoluto e del fatto che il valore assoluto sia una quantità che è maggiore o uguale a zero, quindi in qualche modo dell'immagine della funzione valore assoluto. Osservate, prendiamo la funzione a sinistra, valore assoluto di x alla seconda meno 4x. Quella è una quantità che è sempre maggiore o uguale di zero. Per ogni qualsiasi numero buttate dentro lì x è maggiore o uguale a zero. Guardiamo quella invece questa volta a destra. Abbiamo meno valore assoluto, quindi il valore assoluto sarebbe maggiore o uguale. Ci mettete il meno davanti, diventa una quantità strettamente negativa. Minore o uguale di zero. Bene, io voglio che una quantità che è maggiore o uguale a zero sia diversa da una quantità che è minore o uguale a zero. Beh, sarà sempre così, tranne quell'unico caso nel quale contemporaneamente tutte e due diventano zero. Attenti, ma contemporaneamente tutte e due, perché tutte e due mi dipendono da x. Quindi cos'è che ho imposto? Ho cercato di capire se è possibile che contemporaneamente quelle due grandezze diventino uguali a zero. Ho posto la prima uguale a zero e la seconda uguale a zero. La seconda uguale a 0 è una stupidaggine perché mi viene x uguale a 0. Provo a sostituirlo nella prima e sostituendolo mi viene proprio 0 uguale a 0. Quindi lo 0 è proprio quello, è un punto delicato per la nostra funzione. Infatti, se osservate, adesso proviamo ad andare a guardarlo qui in cima, vedete, se voi mettete x uguale a 0, il denominatore è uguale a 0. Diventa uguale a zero. E questo io l'avevo già sospettato perché vedete, quando vedo il valore assoluto di due cose, valore assoluto più valore assoluto, la prima cosa che penso è: ma caspita, quella lì è una cosa positiva. Beh, potrebbe diventare zero, certo, se tutti e due contemporaneamente sono zero, e cioè fondamentalmente se x è uguale a zero. Ma allora a questo punto la soluzione sarà meno 5,0 unito 0,5. Ho scritto male il 5 e il 5, un attimo di pazienza che lo correggo, lo scrivo, sembra un 6, che è esattamente quella proposta. Torna. Questo l'abbiamo fatta, passiamo ad Andrea Fabris, me ne propone un'altra. Professore, ma l'esame è uguale per tutti, anche se lo facciamo in giorni diversi? Allora, attenzione. Dobbiamo capirci su questo, è uguale per tutti, perché l'esame viene pescato da un database di più o meno 4.000 domande, ok? Quindi è sempre diverso da alunno ad alunno. Quindi in qualche modo l'esame che avrà una persona è diverso dall'esame che avrà un'altra, come soluzioni, come tipologie di esercizi. Ma la struttura dell'esame è sempre la stessa ed è sempre la stessa da adesso fino a settembre 2021. Tutti gli appelli saranno fatti esattamente con la stessa cosa. Quindi all'inizio vi troverete immagini di una all'inizio, tra gli esercizi vi troverete l'immagine di una funzione, il dominio di una funzione, il segno di una funzione, il segno della derivata prima e così via. La struttura dell'esame, le domande di teoria, la struttura dell'esame sarà sempre la stessa. Ok?
Vi raccomando molto per quanto riguarda l'esame per le domande di teoria, svolgerle bene, avendole capite nei dettagli, quelle che ho dato per casa, perché, come ho già detto più volte, non capita frequentemente che le domande di teoria siano le stesse che ho presentato durante le mie lezioni. Ok, quindi se uno naturalmente l'ha già risolto una volta, si trova estremamente avvantaggiato nel risolverla successivamente. Tanto sono difficili da imparare a memoria le soluzioni, perché sono tutte quante uguali più o meno, e quindi o uno ha capito il procedimento, o se no a memoria, secondo me, fa fatica a ricordarsele. Però. Allora, andiamo. Andrea Fabris mi propone questo esercizio. Limite per x che tende a meno infinito di ln di x più 1 su x fratto e 2 fratto x meno 1. Allora, intanto vediamo dove ci porta questo esercizio. Questo esercizio ci porta ad analizzare prima dove va questo qui. E a più, noi sappiamo che questa è una razionale fratta, quindi ho polinomio numeratore fratto polinomio denominatore che tendono contemporaneamente all'infinito e quindi faccio il rapporto tra i coefficienti. Quindi questo va a 1. Coefficiente di questo è 1 e qui davanti c'è un 1, ok? Quindi 1 fratto 1, se volete, va a 1. Quindi logaritmo di 1, questo mi va a 0. Sotto abbiamo meno infinito 2 fratto meno infinito mi fa 0, quindi e alla 0 mi fa 1, quindi sarebbe e alla 0 meno 1. Ok, e quindi uno 0 su 0. Questa è una forma indeterminata e a questa forma indeterminata io vado ad applicare L'Hôpital. Limite per x che tende a meno infinito di, qui abbiamo 1 fratto x più 1 fratto x per la derivata dell'argomento, e cioè x alla seconda. Derivata del numeratore fa 1 per il denominatore non derivato, meno il numeratore, e quindi x più 1 per la derivata del denominatore. Tutto fratto. La derivata di e alla x meno 1 mi fa e alla 2x per la derivata dell'argomento, e cioè x alla seconda. Adesso qui abbiamo la derivata del numeratore che fa 0 per il denominatore non derivato, meno il numeratore che fa meno 2 volte la derivata del denominatore. E quindi questa è la funzione che abbiamo ottenuto. Adesso ci facciamo un po' di conti. Questo se ne va via con questo. Limite per x che tende a meno infinito di. Qui guardate, qui abbiamo meno x meno 1, quindi queste due se ne vanno via. E quindi qui otterrei meno 1 fratto x più 1 per x. Tutto fratto. Spero di aver fatto giusti i conti. Sì, meno mi cambia, x più 1 per x. Ok. Sotto invece ci rimane, abbiamo meno 2 fratto x alla seconda per e alla 2 su x. Controlliamolo meglio. Vediamo se riusciamo ad essere un po' più precisi. Raggruppiamo e facciamo diventare tutto un po' più piccolo. Allora, intanto mi cambio i segni perché mi danno solo fastidio quel più sopra e sotto, e quindi li faccio diventare il meno sopra e sotto, quindi li faccio diventare più. Dopodiché, questo mi diventa il limite per x che tende a meno infinito di, e questo denominatore qui lo posso portare su di sopra e ottengo 1 fratto x più 1x. E qui sotto mi rimane per 2 e 2 su x, e sopra mi rimane invece un x quadro. Allora, questo x quadro qui se ne va via con questo, e sono ancora un po' nelle peste. Perché sono ancora un po' nelle peste? Perché vedete, qui al denominatore ho questa quantità che mi va a meno infinito, e questa quantità qui che invece mi va a zero. E questa non mi piace tanto. E allora io
lo provo a svolgerlo in un altro modo ancora, e cioè vediamo un attimo se riesco a essere un po' più furbo. Limite per x che tende a meno infinito di, adesso qui come me lo scrivo? Me lo scrivo così: x che moltiplica e alla 2 meno 2x fratto x più 1 con un bel 2. E cerco di concentrarmi per capire dove va questo oggetto qui. Allora, di nuovo meno infinito, avrei un meno infinito, vedete, avrei un meno infinito, e meno infinito questo mi fa 0, e quindi è la 0. Ho sbagliato io, ragazzi, ho sbagliato io, nessuno mi dice che ho sbagliato. Non è che ho sbagliato, è una stupidaggine grande come una casa. Non è che ho sbagliato? Bravissimo, bravissimo, l'avevo già risolta. Sono perso io. Questo naturalmente tende a 1. Ok, e quindi qui abbiamo semplicemente un meno infinito e qui abbiamo un meno infinito. Davide, perfettamente ragione. Ma allora basta riscriverla così. Limite per x che tende a meno infinito di, e quindi x fratto 2x più 1 per 1 fratto e alla 2x, 2 fratto x. E quella di prima è, ma adesso sappiamo, perché questo mi va a un mezzo, rapporto tra i coefficienti, e questo mi va ad 1 su 1, che è uguale a 1, ma il limite del prodotto è il prodotto dei limiti, e quindi un mezzo. Mi ero impaperato qui. Mi avete capito lo stesso, ragazzi? Ragazzi, ho commesso un errore qui. Guardate, avevo commesso un errore qui. Corretto adesso è, ma avevo commesso un errore qui. Avevo scritto che questo andava a 0. Ovviamente questo va a 1. Cioè, è il numeratore di quell'esponenziale, l'argomento di quell'esponenziale che va a 0, non tutte le esponenziali. E quindi dovevo scrivere 2 fratto x tende a 0 e alla 2 fratto x tende a 1. Ok? E Davide, il primo, hai perfettamente ragione. Se hai perfettamente ragione, è un infinito su infinito, però continuo sempre ad utilizzare, e vedete, vedi, Davide, l'ho utilizzato anche qui in alto, vedi, guarda, vedi che l'ho utilizzato anche qui in alto. È una cosa importante questa qua, ricordatevela per l'esame, perché vi porta via, vi permette di risolvere un sacco di problemi e un sacco di limiti in modo molto veloce. Ok, adesso vi faccio vedere perché diventa uguale a zero. Dovete ricordarvi che ogni volta che avete un limite per x che tende a più infinito o a meno infinito, qui metto meno infinito, di un polinomio numeratore fratto un polinomio denominatore, come in questo caso, x fratto 2x più 2, ok, vedete? Questa è esattamente uguale a questa. Ogni volta che avete polinomio numeratore, polinomio denominatore dello stesso grado, e quindi grado 1 e grado 1, vedete? Attenti, quali sono le ipotesi? Deve andare a più infinito o anche a meno infinito. Devo avere un polinomio sopra e un polinomio sotto. Faccio il rapporto tra i coefficienti di grado massimo, e quindi questo mi fa 1 sopra e 2 sotto, che sono i due coefficienti, vedete, l'1 fratto 2. Mi permetto di farvi il piccolo ripasso, ok? Sempre, 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 mi raccomando, ragazzi, guardate, questa qua è una cosa importante, perché se la fate invece con L'Hôpital, naturalmente ci mettete di più. Se avete un limite per x che tende a più infinito, per x che tende a meno infinito, e avete un limite di cosa? Di un polinomio sopra e di un polinomio sotto.
Vi faccio un esempio, x alla quarta più 1, x, 2x alla quarta più 1, 3x alla quarta più x alla terza meno 1. Ok? Vedete, stesso grado sopra e sotto. Vedete che il grado è lo stesso sopra e sotto? Se il grado è lo stesso sopra e sotto, faccio il rapporto tra i coefficienti. 2 terzi. Ok? Se invece il grado sopra è più grande, ma quindi non il grado del polinomio. Sì, no, non il grado del polinomio, il coefficiente. Ok, mi raccomando, non il grado del polinomio, ma il coefficiente. Ok, Davide? Davide, quindi non il grado del polinomio, no, assolutamente il coefficiente. Perché? Perché funziona così? Dovete ricordarvi il perché, ragazzi. Io spesso vi faccio queste dimostrazioni qui, piccole dimostrazioni, ma non perché vi voglio del male, ok? Ma perché secondo me poi, se l'avete capite, vi ricordate anche il motivo. Perché funziona così? Perché questo lo potete scrivere così. Limite per x che va più infinito di che cosa? Raccogliete x alla quarta, vi diventa x alla quarta che moltiplica 2 più 1 fratto x alla quarta. Vedete che se fate il prodotto ritorna quello di prima. E sotto viene x alla quarta che moltiplica 3 più 1 fratto x meno 1 fratto x alla quarta. Provate a rimoltiplicare adesso indietro, cioè provate a fare questo prodotto qui e questo prodotto qui e osservate che vi ritornano esattamente i coefficienti di prima, vedete? 3x alla quarta, x alla terza, perché un x alla quarta è 1. Ok? Quindi, tuttavia, se voi cancellate l'x alla quarta con x alla quarta, osservate che questi pezzettini qui, questo è 1 fratto più infinito e va a 0, questo è 1 fratto più infinito e va a 0, questo è 1 fratto più infinito e va a 0. E quindi mi rimangono vivi solo i coefficienti, quelli che ci stanno davanti, non il grado. Torna Davide. Ecco, mi permetto di farvi un'altra osservazione. Questa stessa cosa qui, se io avessi qui in alto un 5, cosa farebbe? Davide, potresti dirmi tu, Davide Filippin, se qua lì sopra un 5, cosa succede? Sì, Marco, tende infinito. Ok, bravissimo. Attenti, Marco mi ha già risposto. Se lì sopra un 5, vedete che adesso il numeratore che mi rimane, certo, ti rimane da x e quindi tende infinito. Bravo, Davide. Tende infinito. Attento, o più o meno, non so dove tende infinito, ma sicuramente se ho il 5, qui avrò o un meno infinito o un più infinito. E se invece Davide sopra io avessi non più un 5, ma avessi un 3. A questo punto non ti resta la x, ma ti resta la x sotto. Bravissimo Davide, in questo caso tende a 0. Ok? Perché l'x rimane sotto. Davide, ottimo. E anche Marco, ottimo. Speriamo che mi abbiate seguito. Queste, ragazzi, sono da ricordare, secondo me, queste qui, perché vedete che negli esercizi vi semplificano moltissimo la vita. E spettatore anonimo, quindi il secondo pezzo con sotto e alla x, possiamo non considerarlo? Allora, attenti, attento, possiamo non considerarlo? Questa è una cosa un po' delicata. In realtà, se tu ci pensi, spettatore anonimo, qui quello che ho fatto, ho applicato quello che ho chiamato l'algebra dei limiti finiti. Ho detto il limite di un prodotto è il prodotto dei limiti se i due limiti esistono e sono finiti. Cosa succede? Che il secondo prodotto mi fa 1 e 1 è l'elemento neutro della moltiplicazione. Quindi in realtà non è che non lo considero, ma se dovessi essere proprio pignolo, 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 dovrei aver scritto qui 1 fratto 2 per 1, cioè il limite della prima per il limite della seconda, che fa un mezzo, perché questo è l'elemento neutro della moltiplicazione. Spettatore anonimo, spero che sia chiaro.
potrebbe gentilmente ripetere quali sono funzioni che vanno ad infinito più velocemente tra esponenziale e logaritmo? Sì? Allora. Sto parlando di x che va a più infinito, mi raccomando, sempre solo questa. Non capisci perché viene 1? Fermo lì che lo ritorniamo, ci torniamo indietro. Perché viene? Guarda, perché viene, lo rifaccio, stiamo facendo il limite per x che tende a meno infinito. E sai che sei molto probabilmente spettatore anonimo, è colpa mia. Nel senso che continui a fare lo stesso errore che io ho fatto prima. Ed è per quello che ti ho fuorviato io con la mia osservazione di prima. Perché è 1 fratto 2 per 1 fratto L, 2 fratto x. Guardiamo dove va l'argomento di questo oggetto qui, l'argomento della funzione esponenziale. L'argomento della funzione esponenziale mi viene 2 fratto meno infinito, 2 fratto meno infinito fa 0. Quindi questa quantità qui in rosso fa 0, che è quello che ho scritto prima io, ma poi ho letto 0 per tutto. Mentre se l'argomento va a 0 e alla 0 mi fa 1, e quindi ottengo 1 fratto 1, e cioè 1, che è quello che ho scritto qui, mentre prima avevo trattato solamente. Penso che sia più chiaro adesso, giusto? Ripetiamo velocemente le funzioni. Attenzione però, mi raccomando, è più infinito. No, non c'è assolutamente. Stiamo andando a più infinito. Ok, ragazzi, quindi attenti che l'ipotesi è importante. Se voi la cambiate, l'ipotesi dopo non torna più quello che vi sto dicendo. E quindi chi vince è la x. Ok, poi c'è x alla n, dove n è un qualsiasi numero, anche una frazione, e mettiamola positiva però perché altrimenti ci incasiniamo. Quindi metto n, non voglio fare più casino di cosa, facciamo così, n numeratore fratto denominatore. Quindi qui ho una frazione. Ma adesso vi metto n e d tutti e due positivi, così metto n e d numeri naturali, così siamo sicuramente positivi. E sotto il più lento di tutti, la tartaruga, è il logaritmo. Come facciamo a capire questa cosa qui? Facciamo il limite per x che tende a più infinito di e alla x fratto, ad esempio, x alla x alla cinquantesima, centesima, 250, quello che volete voi, ok? 1200, fate 1200, ok? Fa un infinito su infinito. Applicate 1200 volte Hôpital per 1200 volte e ottenete sopra e la x. Sopra ottenete e alla x, sotto tenete un numero gigantesco che è 1200 per 1199 per 1198 per, e avanti così fino alla fine, ma ottenete un numero e questo è un più infinito fratto un numero molto grande, ma è sempre un numero. La radice è più veloce del logaritmo. Dimmi. Per x che tende a più infinito di che cosa? Radice di x fratto logaritmo di x. Allora, se la radice è più veloce, questa quantità deve andare a. Se la radice è più veloce, questa quantità va a più infinito, giusto? Se invece la radice è più lenta, questa quantità deve andare a zero. Ci siamo, ragazzi? O ve lo giro dall'altra parte? Date meglio se ve lo giro? Come volete. Teniamolo così. Intanto mi fa un infinito su infinito. Quindi posso applicare Hôpital. Faccio il limite per x che tende a più infinito di 1 fratto 2 radice di x fratto 1 su x.
uguale al limite per x che tende a più infinito di, questo qua mi diventa 1 fratto 2 radice di x per x fratto 1, e quindi limite per x che tende a più infinito di, se vogliamo essere precisi, x alla 1 fratto 2 per x alla 1 mezzo. Osservate che quindi avrei limite per x che tende a più infinito di 1 mezzo, questo me lo metto davanti, x alla 1 sarebbe diviso x alla 1 mezzo, quindi alla meno 1 mezzo, e cioè limite per x che tende a più infinito di x alla 1 mezzo fratto 2 sopra la radice di x, e quindi fa più infinito. Vedete, quindi la radice vince sul logaritmo perché va infinito più rapidamente. Mi raccomando, non estrapolate da fuori più di questo. E cioè, se io ho il logaritmo di una funzione e sopra la radice di una funzione, non va bene sta roba qua. Ok? Deve essere esattamente strutturata in questo modo. Altrimenti, applicate Hôpital, ma non fatelo. Vale se siamo in queste condizioni. Ho risposto? Spero di sì. Altro esercizio. Data la seguente funzione. F di x uguale a 1 fratto x alla seconda meno 4x. Determinare la primitiva f di x che in x, tale che f1 che in x uguale a 1 assume il valore 3, quindi devo trovare la primitiva di questa funzione che vale. Quindi solo se abbiamo radice di x e logaritmo di x, esattamente, esattamente, scusami, non ho letto. Esattamente sì, e cioè la domanda. Torno un attimo indietro, ragazzi. Sì, devo stare molto attento perché, guardate, vi faccio vedere, faccio il classico trucchetto, ok, di questa cosa qui. Io faccio il limite per x che tende a più infinito della radice di x più 1 fratto x meno 1, ok, e sotto vi metto il logaritmo di x. Allora a questo punto voi, se non ragionate, cosa dite? Sopra la radice, sotto il logaritmo, la radice vince più infinito. Errore madornale, perché vedete, dentro la radice, devo capire cosa succede qui dentro anche, non è che posso dire basta che ci sia la radice. E vedete, infatti, per x che va più infinito, quanto va a questa? Per x che va più infinito, quella lì va a 1, Davide, bravissimo, perfetto, e quindi questa è 1, e quindi questa assolutamente non è la radice, ma è radice di 1 fratto più infinito, e cioè 0. Ok, quindi è quello che cercavo di dirvi prima. Attenti, non fate riferimento solo alla, deve esserci la radice di x, logaritmo di x alla n fratto m. Secondo me adesso sono stato chiaro. Andiamo qui. Devo trovare una primitiva di questa funzione che in 1 valga che in, e devo trovare poi quanto vale f di un mezzo. E la risposta dovrebbe essere 7 mezzi. Ok, ci proviamo. Primitiva integrale di x alla meno 2 meno 4x dx. Ho già trasformato x in x alla meno 2. Quindi questa mi diventa x alla meno 2 più 1, e quindi fa meno 1, e quindi meno 1x alla meno 1. Meno 4, e questo qua mi fa x alla seconda fratto 2 più c. Trovate una primitiva. E quindi la f, se volete, la f fa di x, dove devo, che dipende però dalla c, fa meno 1 su x. Questo mi si semplifica e mi diventa 2 meno 2x alla seconda più c. Adesso impongo che in 1 valga 3, ma questo in 1 vale meno 1. Meno 2 più c deve fare 3. Fatemi contare se ho fatto giusto. 1 meno 2, 1,
Ok, e quindi abbiamo meno 3 più c che fa 3, e cioè c è uguale a 6. Quindi la mia funzione è meno 1 su x meno 2x quadro più 6, e questa è la primitiva che passa per quel punto. Adesso voglio sapere quanto vale nel punto 1 mezzo. E cioè nel punto 1 mezzo mi vale meno 2, sarebbe meno 1 fratto 1 mezzo, quindi meno 2, meno 2, 1 mezzo fa 1 quarto. Più 6. Spero di aver fatto giusti i conti. E cioè meno 2, adesso questo mi diventa meno 1 mezzo più 6. E quindi abbiamo 4 meno 1 mezzo, e cioè 8 meno 1 fratto 2, e cioè 7 mezzi. Ho fatto giusti i conti con là. Elena, andiamo con questo che mi propone Elena. L'insieme in cui la funzione assume valori maggiori o uguali di 0. E quindi abbiamo f di x è uguale a ln di x meno 1 più ln di x mezzi fratto 5 meno x. Allora, intanto mi metto e il risultato è 2,5. Allora, intanto vi metto le condizioni di esistenza. Sì, posso tornare indietro un attimo, sì. Poi vi do come al solito, lo stampato, ragazzi. Quindi se vi siete persi qualcosa, però se avete bisogno, mi fermate e me lo dite. Ottimo. Perfetto. Ok, questa è quella che mi ha proposto Elena. Vado. Dominio di F prima. Dominio di F. Per calcolare il dominio di F, x meno 1 maggiore di 0, x fratto 2 maggiore di 0, 5 meno x diverso da 0. Quindi otteniamo x maggiore di 1, x maggiore di 0, x diverso da 5. Quindi chi vince? Vince 1 minore di x, anzi lo scrivo in intervalli, 1, 5, unito, 5, più infinito. È chiaro per tutti? Vi faccio il grafico. Faccio il grafico. Abbiamo lo 0, l'1 e il 5. La prima mi dice niente qui sopra, la seconda mi dice niente qui più in alto, la terza mi dice tutti tranne il 5. Dov'è che valgono tutte contemporaneamente? Valgono tutte contemporaneamente qui dentro, estranei esclusi, e qui dentro, estranei esclusi. Bene, una volta che abbiamo fatto questo, adesso possiamo studiare numeratore e denominatore, e poi dobbiamo però ricordarci che dobbiamo intersecarla qui dentro, altrimenti diventiamo matti. Logaritmo di x meno 1 più logaritmo di x meno 2 maggiore uguale a 0, e 5 meno x maggiore uguale a 0. Bene, qui abbiamo, oh, niente sistema, un po' più piccole le condizioni, e andiamo avanti. Abbiamo logaritmo di x meno 1 maggiore o uguale di meno logaritmo di x fratto 2. E vado avanti a studiarmi questa, tanto l'altra è facilissima perché l'altra mi dà x minore o uguale a 5, vedete? Il denominatore si fa in un secondo, portate di là il 5 e cambiate il segno da tutte e due le parti, cambiando anche il verso. Questa è un po' più delicata, diventa logaritmo di x meno 1 maggiore o uguale, il meno me lo porto dentro, e diventa logaritmo di 2 fratto x, perché sarebbe x fratto 2 tutto elevato alla meno 1, e quindi inverto. Tolgo le funzioni esponenziali,
Tolgo le funzioni, scusate, tolgo il logaritmo applicando una parte e l'altra funzione esponenziale, porto nel, a primo membro e faccio minimo comune denominatore. E ottengo x alla seconda meno x meno 2 e questo deve essere maggiore o uguale a 0. Fatemi controllare se ho fatto giusto. X alla seconda meno x meno 2 maggiore o uguale a 0. E qui devo trovarmi, naturalmente, devo studiare per capire dov'è positiva questa parte. Qui devo studiare a parte una quest'altra informazione. Devo studiarmi la parte, me la faccio così e me la porto qui in alto e la studiamo in giallo, così abbiamo informazioni. Numeratore, x alla seconda meno x meno 2 maggiore o uguale a 0, denominatore. Invece x maggiore o uguale a 0. Di nuovo il denominatore è una stupidaggine, mentre il numeratore è più difficile perché è una parabola rivolta verso l'alto. Devo trovarmi il delta. Delta che è b quadro, e cioè 1, meno 4, che moltiplica la a che è 1 e c che è meno 2. E quindi mi fa 1 più 8, e cioè 9. Bene, tocco in due punti. Quali sono questi due punti? x1, 2 uguale a meno b, e cioè 1, meno più 1, fratto. Meno più, ho sbagliato ovviamente. Meno 3 fratto 2a, e cioè 2. Chiaramente la radice di 9 fa 3, meno 1 come ho appena detto. 1 meno più 3 fratto 2a, ma è 1, e quindi siamo così. Ci facciamo i conti. 1 meno 3 fa meno 2 fratto 2. 1 più 3 fa 4 fratto 2, e cioè meno 1 e 2. Quindi questo è meno 1 e questo è 2. E adesso possiamo quindi farci numeratore e denominatore. Stiamo facendo sempre quella gialla. Prof, ma perché portando il meno 1 all'interno si inverte? È una proprietà dei logaritmi. Sto applicando a questo livello qui una proprietà dei logaritmi importante, dobbiamo ricordarcela questa perché può esserci utile. Logaritmo di a elevato alla b è uguale a b per il logaritmo di a. Se tu adesso utilizzi come b meno 1, ti viene, vediamo se posso, ti viene logaritmo di a meno 1 uguale a meno logaritmo di a, e cioè logaritmo di 1 fratto a. È uguale a meno logaritmo di a, che è quello che ho applicato adesso. Spero sia chiaro. Fatemi continuare con i conti. Quindi ho meno 1, poi ho 0 e ho 2. Qui è positiva uguale a 0, positiva e negativa. Quindi abbiamo il meno 1 più, qui si annulla, qui è meno, qui è meno, qui è 0, qui è più. Qui invece abbiamo maggiore o uguale a 0, quindi qui è 0, qui è più, qui è più, qui è meno, qui è meno. Quindi abbiamo meno, più, meno, più, e questo è m su d naturalmente, e m su d, qui vale 0, qui non esiste, qui vale 0. Morale della favola, questo oggetto qui. Quando è positivo? Vedete, mi sto chiedendo quando è positivo. Sto solo sul giallo. Quando è positiva? Positiva. O maggiore o uguale a 0 qui, ed è maggiore o uguale a 0 qui. Quindi adesso questa qui dobbiamo sostituirla nel seguente modo. Torno indietro. Torno indietro e mi sostituisco la soluzione che ho ottenuto, che è meno 1 minore o uguale di x minore di 0, oppure x maggiore o uguale a 2. Adesso dobbiamo mettere assieme, attenti a non fare confusione, che queste due fanno riferimento, questa al denominatore e questa al numeratore della nostra funzione. Quindi abbiamo numeratore, denominatore,
E quindi qui deve starci il meno 1, poi deve starci lo 0, poi deve starci il 2, poi deve starci il 5. E andiamo a farci i nostri conti. E partiamo dal numeratore minore di 5, quindi abbiamo detto che il 5 qui è uguale a 0, il numeratore quindi qui è più, quindi qui è meno. Il numeratore invece è positivo tra meno 1 e 0, tra meno 1 qui è 0, quindi lo 0 non c'è e qui è positivo, qui è negativo, tra 0 e 2 lui è negativo, in 2 è uguale a 0, non c'è, qui abbiamo detto che è positivo, tra 2 e 5 abbiamo detto che è positivo e ancora positivo. Bene, adesso ci mettiamo n su d, però prima di fare n su d, perché mi crea casini, mi prendo la mia finestra perché io so che questo io lo devo studiare tra 1 e 5, ok? E tra 5 e più infinito. Quindi fissiamoci qui così. Mettiamo qui l'1. Qui sotto quello che succede non me ne può fregare di meno e non mi può fregare di meno cosa succede nel 5. Quindi il 5, che è questo, buttiamo via. Questo mi semplifica un po' lo studio. Adesso osservate. Osserviamo un attimo qui e qui è meno. Qui è meno. Scusate, qui è più, quindi qui è meno. Qui si annulla il numeratore, quindi questo qui è 0. Qui invece è più, qui non c'è e qui è meno. Cosa ci chiedeva la nostra funzione? Di trovare dove la funzione è maggiore o uguale di 0. Ok? Dobbiamo studiare f maggiore o uguale di 0. Quindi a colori, la parte che ci interessa è quella contenuta qui dentro. Soltanto che il 2 lo prendiamo, il 2 lo prendiamo, il 5 invece non lo prendiamo perché nel 5 non sta nel dominio della funzione. Era un po' lunghetta da fare. Dubbi, problemi? Questa me l'aveva proposta Elena. Ok, Elena, ci siamo? Va bene, facciamo questa. Limite per x che tende a meno infinito di radice di x alla seconda meno 3x meno la radice di x alla seconda più 6x. Ok, vediamo un attimo come possiamo fare questa. Intanto mi accorgo subito che è un infinito meno infinito. E prof, ma se avessimo portato dentro il meno. Eh sì, è un errore grave anche se tu porti dentro il meno. Porti dentro il meno nel senso che meno logaritmo, attenzione Alessandro, logaritmo non è lineare e quindi se tu fai logaritmo di x, tu non puoi mettere meno logaritmo di x. Guarda, ti faccio vedere qui, così spero di essere in grado di convincerti. Ok, ma guarda, meno logaritmo di e, questo è uguale a meno 1, ma se tu fai logaritmo di meno e, questo non esiste. Ok, mi raccomando, quindi il meno non lo possiamo portarlo a esponente utilizzando le proprietà dei logaritmi che sono scritte qua in cima. Ok, questo è quello giusto. Questo è quello sbagliato. Intendevo se non lo avessimo portato ad esponente, però non potevo, come facevo, avrei dovuto elevare ad esponente. Vedi, se tu non lo portavi ad esponente, Sandro, cioè se tu non toglievi, siamo a questo livello qui, vedi, se tu lì vuoi elevare esponente da una parte all'altra, da una parte hai l'esponente del logaritmo e ti viene l'argomento, ma dall'altro non hai l'esponente del logaritmo, hai l'esponente di meno il logaritmo.
E questo non ti fa l'argomento. Per fare l'argomento devi avere il logaritmo da una parte e il logaritmo dall'altra. Ok? Ottimo, Alessandro, bravissimo. Eravamo rimasti qui e quindi qui abbiamo un più infinito meno infinito. Vi ricordo che questi qui li abbiamo visti, abbiamo detto, per risolvere questi dobbiamo moltiplicare a numeratore e a denominatore in modo da cercare di eliminare la radice. Metto fratto 1 qua e qui adesso moltiplico per x alla seconda meno 3x più radice di x alla seconda più 6x. Tutto fratto la radice di x alla seconda meno 3x più la radice di x alla seconda più 6x. Faccio notare che questa quantità vale 1 perché il numeratore e il denominatore sono uguali. Quindi qui otteniamo il limite per x che tende a meno infinito di. Quindi diventa x alla seconda meno 3x, adesso meno x alla seconda più meno ancora 6x. Quindi il quadrato del primo meno il quadrato del secondo e sotto mi rimane radice quadrata di x alla seconda meno 3x. Più la radice quadrata di x alla seconda più 6x. Adesso questo animale, questo e questo se ne vanno via e che otteniamo adesso il limite per x che tende a meno infinito di. Qui sopra abbiamo meno 6 meno 9x. Fatto. La radice quadrata di x alla seconda meno 3x più la radice quadrata di x alla seconda più 6x. E purtroppo abbiamo ancora un più infinito fratto un più infinito. E qui se voi applicate l'ospitale siete morti perché il denominatore secondo me vi viene un casino. Ok? Forse anche no. Forse sapete che si può pure applicare l'ospitale volendo. Uno fratto la radice, uno fratto la radice. E due volte l'argomento. Io comunque vi faccio vedere come lo farei io, come mi verrebbe in mente di farlo, e cioè forse viene anche con l'ospitale, non ci ho provato, ma io lo farei così, meno 9x. Adesso posso fare quello che prima qui non potevo fare, e cioè raccolgo x alla seconda, e quindi mi viene x alla seconda che moltiplica 1 meno 3 fratto x più radice quadrata di raccolgo x alla seconda e mi viene 1 più 6 fratto x. Vedete? Adesso posso portare fuori la x. Meno 9. Posso portare fuori la x. Sono in un intorno di meno infinito, attenzione però, qui devo mettere meno x radice di 1 meno 3x. Meno x radice di 1 più 6 fratto x. Io spero tanto che abbiate capito perché devo mettere questo meno qui. Devo mettere quel meno lì perché se io faccio il limite per x che tende a meno infinito della radice di x alla seconda, ok? Questo osservate. Questo cos'è che sarebbe questo oggetto qui? Questo oggetto qui sarebbe il limite per x che tende a meno infinito del valore assoluto di x. E cioè più infinito. Se voi invece mi semplificate la radice con questo, vi viene sbagliando limite per x che tende a meno infinito di x che vi viene meno infinito, ma non è possibile. Come fa una radice quadrata a darmi un numero negativo? Quindi, ogni qualvolta avete il limite per x che tende a più, ogni volta portate fuori una quantità che dipende da x, dalla radice, a questa quantità dovete mettere il valore assoluto, perché altrimenti la radice non rimane più una quantità strettamente positiva. Sono
di solito è un punto che fa fare casino, quindi preferisco perderci un attimo di più. In ogni caso, il limite di prima l'abbiamo risolto perché abbiamo il limite per x che tende a meno infinito. Vi faccio notare che questo, che qui posso, a denominatore posso raccogliere x, otteniamo x che moltiplica. E ho cambiato tutti quanti i segni. Radice di 1 meno 3x più la radice di 1 più 6 su x. Questi due se ne vanno via. Il numeratore tende a 9, il denominatore tende ad 1 più 1, cioè 2. E mi viene 9 mezzi. Accidenti, 9, no, meno 9 mezzi. Secondo me questa è sbagliata. Ah, perché va a più infinito? Ho sbagliato, più infinito. Che fine ha fatto il meno? L'ho semplificato, però non mi torna una cosa, e cioè non mi torna il fatto che devo riguardarmela questa, ragazzi. Aspetta che la riguardo bene. Intanto però ho scritto più infinito della meno infinito, qua c'è un piccolo dubbio, però il risultato è lo stesso, può essere che io abbia, mi sia perso di segni, ragazzi, mi raccomando, quadrato del primo meno quadrato del secondo, secondo me il numeratore è giusto, il denominatore rimane quello sotto, più infinito. Eccolo qui, l'errore. L'errore è qui. Naturalmente dipendeva dal fatto che avevo scelto il più. Perché vedete, se siamo in più infinito, questi sono dei più. Qui mi rimane il meno e qui mi rimane il meno. Bravissimo, spettatore anonimo. Eccolo qui. E meno 9. Sì. Ok. Mi avete capito, ragazzi? È derivato da questo fatto qui. Ok, io l'avevo scelto, ho scritto meno infinito, invece era più infinito nel testo. Però dovete avermi capito anche quello con meno infinito. Quello con meno infinito fa 9 mezzi, come avevo scritto prima, non avevo sbagliato prima. Avevo fatto tutto giusto, avevo solo sbagliato il testo e l'esercizio. Avete capito questa cosa qui? Questa secondo me è importante. Importante perché altrimenti, questo me l'avete capita? Va bene per tutti, ok? Cioè, quando porto fuori dalla radice, devo assicurarmi, siccome so che sono in un intorno di meno infinito, devo assicurarmi che quello lì diventi infinito, più infinito, non meno infinito, perché una radice non potrà mai sputarmi fuori un numero negativo. Spero di sì. Guardate, ve lo rifaccio vedere anche, ve l'ho già scritto questa cosa qui. Ma vedete, se io ho la radice quadrata di meno 3 alla seconda, questo io non posso scrivere meno 3, perché altrimenti la radice mi avrebbe dato il risultato negativo. Infatti, se io faccio questo e lo elevo al quadrato e scrivo 9, questo deve fare 3. Allora, se io proseguo questo giro qui, qui abbiamo meno 3 che è uguale a 3 e non torna questa storia qua. Ok? Perché non torni, deve succedere che l'errore l'ho commesso qui e qui dovevo scrivere radice quadrata di meno 3 alla seconda è uguale al valore assoluto di meno 3, e cioè 3. Ma questo mi dice allora che la radice quadrata di x alla seconda è uguale al valore assoluto di x. E quindi se io faccio il limite per x che tende a meno infinito della radice quadrata di x alla seconda, questo è uguale al limite per x che tende a meno infinito del valore assoluto di x, e cioè il limite per x che tende a meno infinito di meno x, che fa più infinito. Ed è tutto legato, vedete, tutto legato a questo argomento qui. Io spero che sia chiaro, perché prima ho scritto male il testo, ma mi sembra vada. Prof, potrebbe registrare tutte le lezioni di questo tipo che fa, anche quelle di PZ? Così, sì, anche domani la registro, va bene, non preoccupatevi, anche domani la registro. Se non potete venire, io tutte e due queste lezioni cerco di registrarle. Ok, la prossima. Allora, Alice mi propone un'altra. L'equazione differenziale, y' uguale a y più lx,
una condizione y0 uguale a 0, chiediamo y di meno 1 e ci viene 1. Ok, ragazzi, però non ce la faccio più, adesso ne abbiamo ancora 1, 2, 3, 4, 5, non so se ce la faccio a farle tutte quante, 6. Quello che riesco a fare, ok, abbiamo ho ancora 10 minuti, quello che riesco a fare, magari faccio un po' di più, ma non ce la faccio a farle tutte quante. Intanto facciamo questa. E quindi questo è sicuramente un y' uguale ad ax, y più bx, con la condizione che y di x con 0 uguale a y0. Mi scrivo la formula risolutiva generale è alla radice di x e all'integrale x con 0 e x di a S ds per l'integrale tra x con 0 e x t bs è all'integrale tra x con 0 ed s meno ar dr ds più y0. Mi ricordo chi è chi, e cioè chi è nel nostro caso ax e chi è nel nostro caso bx. X con 0 e y0 sono facilissimi, perché questo è x con 0, questo è y0. Chi è A con X? A con X è 1. Chi è B con X? E per X. Allora, quindi A con R, A con S naturalmente è 1, A con R è 1, invece B con S non è altro che E per S. Quindi sostituiamo, è all'integrale tra 0 e X di AS, quindi 1 ds, per l'integrale tra 0 e X di BS, che è per S, per E all'integrale tra 0 e S di meno dr ds, y0 uguale a 0, lo butto via. Ottengo E alla x, questo sarebbe x meno 0, che moltiplica l'integrale tra 0 e x, questa E qui me la porto fuori e quindi metto per E, per, e qui quindi mi diventa S per E alla meno s ds. Questo è un integrale che faccio per parti, quindi poi scrivo e alla x più 1, vedete qui è prodotto di due potenze che hanno la stessa base, per integrale tra 0 e x, e questa è la derivata fatta rispetto a s di meno e alla meno s per s ds, lo sto facendo per parti. Quindi questo qua mi diventa e alla x più 1 che moltiplica, parentesi, e otteniamo meno e alla meno s per s, calcolato tra 0 e x, meno, sposto la derivata sull'altra funzione, e ottengo integrale tra 0 e x di meno e alla meno s per la derivata di s che fa 1 da s. Chiuso la parentesi, questo più e questo meno vanno via. E alla x più 1. Tutto calcolato in x, quindi abbiamo meno e alla meno x per x, tutto calcolato nello 0, meno 0, più 0 se volete, più questa qui ha come integrale meno e alla meno s, calcolato tra 0 e x. Quindi e alla x più 1 per meno e alla meno x per x, adesso abbiamo meno e alla meno x più e alla 0 che fa 1. Quindi qui abbiamo, adesso devo fare il prodotto di questa per questa, questa per questa e questa per questa, ricordandomi la proprietà delle potenze. Quindi ottengo meno e qui abbiamo meno i meno e per x, perché sarebbe e alla x più 1 meno x, e quindi se volete vi ricordo l'1, meno, qui di nuovo abbiamo meno e più e alla x più 1. Questa è la soluzione. A noi volevamo trovarla nel punto meno 1, e quindi otteniamo meno e che moltiplica meno 1, meno e più e alla meno 1, e alla meno 1, meno 1 più 1. E quindi qui abbiamo e meno e più e alla 0.
Questi due sono morti, questo fa uno, che è esattamente la soluzione che dovevo trovare. Ne facciamo un altro che mi propone Maddalena. Avete domande su questo? Intanto io mi scrivo quello che mi ha proposto Maddalena. Ok, sicuramente un integrale per parti, che è molto simile a quello che ho appena svolto. E quindi ci mettiamo davanti l'un mezzo. Scriviamo l'integrale tra 0 e 1. Questa è la derivata fatta rispetto a x di meno e alla 1 meno x, x alla seconda di x. Questo meno un mezzo qua io non me lo dimenticherò, quindi me lo metto bello evidenziato e cercando di non dimenticarmelo. Allora, integrale trovato. Che è meno e alla 1 meno x per x alla seconda, calcolato tra 0 e 1, meno la diete sulla porto dall'altra parte e quindi ottengo l'integrale tra 0 e 1 di meno e alla 1 meno x per la derivata che fa 2 fratto x. Sì, 2 fratto x. 1 mezzo x dx. Derivata di x alla seconda. Un mezzo. Sì, comincio a essere cotto, ragazzi. Là. Eccolo qua. Questi due se ne vanno via. Io mi raccomando, questo un mezzo qui che sarebbe qui davanti a tutto quanto. Me lo metto dopo, ok, ragazzi? Mi scrivo dopo. Ricordatemi dopo che devo moltiplicare per un mezzo. Così facciamo prima. Tutto calcolato in uno, quindi abbiamo meno e alla 1 meno 1 per 1 alla seconda più 0, non lo scrivo neanche, più, adesso di nuovo 2 che moltiplica e qui di nuovo utilizzo la formula per parti. E quindi ottengo la derivata fatta rispetto a x di meno e alla 1 meno x per x dx, il 2 l'ho portato davanti. Questo fa 1, quindi meno 1 più 2 volte. Graffa. Qui abbiamo meno e alla 1 meno x per x, calcolato tra 0 e 1. Adesso devo stare attento, il 2 l'ho già messo davanti, ok, meno la derivata esposta dall'altra parte, 0, 1, meno e alla 1 meno x dx. Meno 1 più 2. Tutto calcolato in 1 e quindi mi diventa ancora e alla 0 e quindi 1. Ok. 0 meno meno più e quindi sappiamo che quell'integrale lì fa più e alla meno e alla meno x calcolato tra 0 e 1. Uguale meno 1 più 2 che moltiplica meno 1. Adesso abbiamo meno 1 ancora, e questo è dovuto dal fatto che, e poi tutto calcolato nello 0, meno meno più, e alla 0 fa così. Mi sembra che sia giusto. Adesso qui abbiamo meno 1, poi abbiamo meno 2 per 2 che fa meno 4 e poi abbiamo più 2e. Ma devo ricordarmi l'un mezzo e quindi qui abbiamo meno 5 più 2e, ma adesso utilizzo l'un mezzo che avevo qua sopra, che avevo scritto dopo, e quindi mi diventa meno 5 mezzi più e. Vi prego, ditemi che è giusta.
meno 5 mezzi più E. Ok, scrivere meno 5 mezzi più E, oppure scrivere E meno 5 mezzi all'esame è lo stesso. Fanno ok tutte e due. Maddalena? Chiara? Andiamo con l'esercizio di Chiara. Allora abbiamo A uguale a meno 1, 0, 1, 1, 0, meno un mezzo, meno un terzo, 0, meno 1, sia A' la sua trasposta, e quindi A' è uguale a meno 1, 1, 0. Poi abbiamo 0, meno un mezzo, meno un terzo. E poi abbiamo 1, 0, meno 1. Quindi ho letto le righe, le ho scritte in colonna. Meno 1, 0, 0, meno un mezzo, meno un terzo, 1, 0. Meno 1, 1, 0, 0, meno un mezzo, un terzo, 1, 0, meno 1. Dobbiamo trovare l'elemento che si trova nella posizione. Ah, oppure sbagliato, che stupido che sono, ho scritto A primo, non mi serviva. Non mi serviva assolutamente perché c'è la trasposta di A e quindi lì c'è un problema e forse ho capito anche qual è il problema che ha Chiara. Allora, facciamo le cose fatte bene. Chi è alla seconda? Alla seconda non è altro che A per A. Quindi intanto andiamo a calcolarci A per A. Quanto fa A per A? Meno 1, 1, 0, 0. Meno un mezzo, meno un terzo, 1, 0, meno 1, per di nuovo A, meno 1, 1, 0, 0, meno un mezzo, meno un terzo, 1, 0, meno 1. Calcoliamoci questa matriciona schifosissima. Meno 1 fa 1, e ora devo fare righe per colonne. 1, 0, 0, quindi 1. Meno 1, meno un mezzo, meno 1, meno un mezzo fa meno 3 mezzi, 0, 0, meno un terzo, meno un terzo. Ragazzi, controllatemi i conti perché farlo al tablet guardando il PC è... Questi qui sono difficili da fare, ok? Quindi vi prego di per favore di darmi un'occhiata. 0, 0, meno un terzo. 0 più un quarto. 0. Qui devo stare attento perché ho più un sesto. Più un terzo, più un sesto, 0, righe e colonna, 0, sì, più un sesto, più un terzo, meno 1, 0, meno 1, quindi meno 2, 1, 0, 1, 1, 0, meno 1, 1, 1. Vi prego di confermarmi i conti. E quindi questo per me sarebbe 1 meno 3 mezzi, meno un terzo, meno un terzo, un quarto. E qui abbiamo un sesto più un terzo, minimo comune denominatore fa 6, e ho 1 più 2, e cioè ho 3 sesti che è un mezzo. Meno 2, 1, 1. Questa è la matrice A quadro. Vedete, mi chiedeva A quadro trasposta per
a quadro. Io cosa che avevo fatto invece? Avevo fatto prima la trasposta. Questo non ci serve a niente. No, errore mio. Ho letto male il testo. Qui invece ci chiedono di fare che cosa? Ci chiedono di fare A2 trasposta per A quadro. Ma allora cosa stiamo moltiplicando? Stiamo moltiplicando. Devo trasporre questa, quindi 1 righe meno 3 mezzi meno un terzo, meno un terzo, un quarto, un mezzo. E poi abbiamo meno 2, 1, 1. Questa è la matrice, il quadrato di A trasposto per il quadrato di A. 1 meno 3 mezzi meno un terzo, meno un terzo, un quarto, un mezzo e meno 2, 1, 1. Adesso da qualche parte devo aver scritto cosa dobbiamo calcolare, e cioè dobbiamo trovare la posizione che c'è riga 3, colonna 2. Quindi qui quando io faccio il prodotto, riga 3, colonna 2, devo prendere l'elemento che abita qui. L'elemento che abita qui lo faccio moltiplicando questa per questa. E quindi cosa mi viene? Mi viene meno e meno fa più. 3 mezzi per un terzo, che fa un mezzo. Poi ho un quarto per un mezzo, che fa più un ottavo. E più uno. Spero che sia giusto adesso. Minimo comune denominatore è 8. Quindi abbiamo 4 più 1 più 8. E quindi abbiamo 8, 12, 13, mi viene 13 ottavi. Ditemi che è giusto, vi prego. Beh, che colpo di culo. Ta-ta, 13 ottavi. Chiara? Riga 2. E cosa che ho fatto? Sì, posizione 3, 2, riga 2. Questa è la posizione. Avete perfettamente ragione. No, che tristezza. Che tristezza, che tristezza. Devo fare l'altra. Perfettamente ragione. Riga. Cos'è che mi chiede? Mi chiede posizione 3-2. 3-2, sì, mi chiede questo. Hai perfettamente ragione. Quindi, vedete che il mondo è triste. Uno è appena contento perché ha fatto giusto, poi arriva Christian e ti distrugge. Però ha perfettamente ragione. E quindi, se ha perfettamente ragione, noi ci rifacciamo riga 3, colonna 2, così ci facciamo anche un altro esercizio. E quindi, 9 mezzi più un ottavo più uno. Riga 3, colonna 2. Fermo lì che ho già sbagliato, non 9 mezzi, ma un mezzo. E guardate che bella la vita, eccola qua. Meno e meno più un mezzo, più un ottavo, più uno. Na-na! 36, ne facciamo un'altra. Ne faccio un'altra. Ne faccio un'altra. Facciamo un'altra. Questa qua, che però non ho risultato. Marco Vitello, non ho risultato però. Quindi faccio fatica a farla. Ma l'integrale tra 0 e 1 di x alla terza per l meno x. Marco, posso dirti solamente qual è l'obiettivo qui? Poi non ho risultato, però ti dico come si fa a fare questa. Si applica 3 volte per parti. E vi faccio solo il primo passaggio, ok? Questo è l'integrale tra 0 e 1 di che cosa? Di derivata fatta rispetto a x, di meno l meno x alla terza di x, vedete che è proprio uguale, se voi fate la derivata vi viene quella sopra lì. E adesso applico per parti e ottengo meno l meno x per x alla terza, calcolato tra 0 e 1, meno l'integrale tra 0 e 1. Adesso ho meno L meno X per la derivata che mi fa 3x alla seconda di x.
Vedete che ho abbassato il grado da x alla terza, sono arrivato a x alla seconda. Le ho applicate altre due volte. Esattamente, Marco, grazie mille, gentilissimo, che così riesco a farne un'altra, ok? È proprio uguale a quella di prima. Si è abbassato il grado, tu la ripeti due volte. Sono solo lunghi i conti, ma secondo me adesso, quando, se tu hai capito questo passaggio qui, siamo a posto. Perché non funziona, Davide? Guarda, attento, guarda, guarda, Davide, se tu hai l'integrale, Davide mi chiede perché è proprio... Perché l'integrale di LX è meno L meno X. Perché vedi, se io faccio la derivata fatta rispetto a X di meno L meno X, questo mi diventa, il meno lo porto fuori, la derivata di L meno X per la derivata del suo argomento, che fa è L meno X per meno 1 e quindi è L meno X. Vedi che torna? Se tu invece mi fai solamente L meno X... Non torna. Se tu fai la derivata fatta rispetto a x di L meno x, questo fa L meno x per la derivata dell'argomento che fa meno 1, cioè meno E alla meno x, che non è uguale ad L meno x. Vedi che cambio il segno. E Davide è normalissimo perché hai fatto la derivata dell'esponenziale senza fare la derivata dell'argomento. Ed c'è un meno, sembra che non cambi niente, invece in realtà ti cambia proprio il segno. Ragazzi, ve ne faccio un'altra. Y' uguale a y meno 1, y di 0 uguale a 2. Quanto vale y di 1? Allora, prima controlliamo. Vedete, questa messo lì dentro mi fa 1, quindi è diverso da 0. Quindi posso tranquillamente applicare la derivata dy su dx uguale a y meno 1. E quindi qui mi diventa dy fratto y meno 1 uguale a dx, integro da una parte e dall'altra, tra 0, qui integro tra 2 e y, qui integro tra 0 e x. La derivata del primo pezzo, per fortuna, è positiva e quindi mi diventa il logaritmo di y meno 1, calcolato tra 2 e y, quindi qui mi diventa x direttamente. Quindi adesso abbiamo tutto calcolato in y e quindi il logaritmo di y meno 1 meno logaritmo di 2 meno 1 è uguale a x, ma 2 meno 1 fa logaritmo di 1 che fa 0, quindi abbiamo il logaritmo di y meno 1 uguale a x, e cioè y meno 1 uguale a della x, e cioè y uguale a della x più 1. Adesso io voglio trovare questa nel punto 1 e quindi ottengo y di 1 è uguale a della 1 più 1 uguale a de più 1, che mi sembra giusta. Senza occhiali, non ammazza, per me è più 1, sì. Che ora abbiamo fatto? 41. Ne faccio un'altra, ragazzi? Quanti siete rimasti? 54. Se volete, provo a fare solo le ultime due. Però, se avete, cioè, voi sentitevi liberi di andare via quando volete, naturalmente, perché avete altre lezioni e 41 lo sto sforando alla grande. Io faccio lo stesso per Davide e per Giovanni che mi hanno posto. Non mettetene delle altre, però, perché non ce la faccio, ok? Giovanni mi propone questa. Calcolare a, mi dicono, a maggiore di 5 quarti, quindi a numero reale, a è il mio punto di domanda, in modo che l'area delimitata del piano racchiusa dalle due funzioni f di x uguale ad x alla seconda meno x più 2 e dalla retta x uguale x più a, e dalle rette x uguale a 0 e x uguale a 1, in cui una delle due funzioni assume sempre valori maggiori dell'altra, sia pari a 2 terzi. Questa area deve essere uguale a 2 terzi. Unge grafico, e cioè io ho una parabola rivolta verso l'alto, qui ho parabola rivolta verso l'alto,
e mi interessano le rette che stanno tra 0 e 1, quindi mi interessa fondamentalmente la parte della parabola che abita qui dentro. Ok? Quindi vediamo un attimo quanto vale per x uguale a 0. Questa per x uguale a 0 vale x uguale a 0, questa parabola vale 2. Sto disegnando la parabola. Un attimo che lo facciamo con i colori diversi. La parabola la disegniamo in così, in giallo. Quindi per x uguale a 0 vale 2 e per x uguale ad 1, x uguale ad 1, 1 meno 1 vale ancora 2. Quindi guardate, questa parabola qui a questo punto è fatta così. E la retta invece è la bisettrice primo terzo quadrante, più A, e quindi questa qui sarà una cosa di questo tipo qui. Adesso ho disegnato proprio la bisettrice, non volevo disegnare la bisettrice. Qui abbiamo, questo vale A. E mi stanno chiedendo l'area di questa schifezza qui. Vediamo un attimo di capire se la stiamo beccando giusto. Osco, no, no, no. Che tristezza, miseria da zerona. Colpa mia, comincia ad essere cotto. Tac, tac, ragione. 20, 27, poveretti. Aiuto, 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 aiuto. Eccomi qua. Allora, vediamo, fatemi controllare un attimo. Allora, questo dovrebbe essere la mia, quello che ho visto io. Calcolare A maggiore in modo che l'area delimitata la regione x più 2 e x uguale a 1. In cui una delle due funzioni è sempre se non libera dell'altra. A maggiore o a minore? Ok, secondo me questa qui è l'area. Si capisce, ragazzi? Mi avete seguito? Allora, ho disegnato la parabola. Intanto, ripeto, prima cosa che mi sono disegnato, lo facciamo in nero, mi sono disegnato le due rette, x uguale a 0 e x uguale a 1. Quindi questa animale è questa, questo animale qui. Poi mi sono trovato quanto vale la parabola in quei due punti lì. Vedete, la parabola in quei due punti lì vale esattamente 2 e 2, perché per x uguale a 0 le vale 2, per y uguale a 1 viene 1 meno 1 più 2 e quindi ancora 2. Quindi fondamentalmente il vertice sta esattamente in un mezzo. Infatti, se voi fate la derivata, il vertice della parabola viene giusto un mezzo. Bene, poi ho disegnato la retta e l'intercetto e la bisettrice primo secondo quadrante, primo terzo quadrante, e il coefficiente, quindi coefficiente angolare 1, e la A intercetta vale A. E devo individuare l'area qui dentro. Quindi, secondo me, devo fare l'integrale che va da 0 a 1, perché naturalmente è dentro lì, di che cosa? Della parabola che sta sopra, x alla seconda meno x meno 2, meno la retta che sta sotto, e quindi meno x più a in dx. Quindi che otteniamo? Integrale tra 0 e 1 di x alla seconda meno 2x più 2 meno a in dx. Quindi qui abbiamo x alla terza fratto 3 meno 2x alla seconda fratto 2 più 2 meno ax, tutto calcolato tra 0 e 1. Questi due animali se ne vanno via. E quindi questo è uguale a tutto calcolato in 1, quindi 1 terzo meno 1 più 2 meno a. Adesso tutto calcolato nello 0, 0, 0, 0. E questo deve essere uguale a 2 terzi. Vediamo se funziona. Zoom, zoom, zoom. Quindi, l'anno non sono come scrive, e quindi otteniamo minimo comune denominatore, primo membro, così poi butto via il 3. 3. Ne abbiamo 1 meno 3
3 che moltiplica 2 meno A è uguale a 2, 3. Fatemi controllare se ho fatto giusto, mi sembra di sì. Questi due se ne vanno via e quindi ottengo meno 2 più 3 per 2 è 6, meno 3A uguale a 2. E quindi qui abbiamo 4 meno 3A uguale a 2. E quindi se lo portiamo di là mi diventa meno 3A è uguale a meno 2. E quindi A è uguale a 2 terzi. Ditemi che, vi prego, ditemi che è giusto. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Dove ho sbagliato? Prof, sull'esame otteniamo il disegno, facciamo la differenza e nel caso il risultato venga con segno negativo, cambiamo il segno, è un problema nella pratica? Assolutamente no. Assolutamente, assolutamente no. Però qua io ho sbagliato qualcosa da qualche parte. E adesso non riesco a vederlo. 3. E devo provare a rifarvelo con calma. E adesso mi sono triste perché mi devo lasciarvi con questo esercizio qui intrippato e non mi piace per niente. Allora, secondo me c'è un errore nel testo dell'esercizio qua. Sapete che c'è un errore nel testo dell'esercizio? Esattamente l'errore nel testo dell'esercizio è lì. Secondo me questo qui deve essere A maggiore di 2. Qui chi ha fatto l'esercizio ha commesso una puttanata, secondo me. Perché voleva che facessimo l'altro? Perché vedete che 2 terzi non è ammissibile, e cioè A uguale a 2 terzi non è maggiore di 5 quarti. No, quindi in realtà questa qui è sbagliata e c'è un errore nell'esercizio del testo che devo assolutamente cambiare. Vediamo chi me l'ha proposto. Giovanni me l'ha proposto. Giovanni, dobbiamo mettere A maggiore non di 5 quarti, ma dobbiamo mettere A maggiore di 2. Ok? Voi dite cosa cambia? Cambia perché? Ve lo rifaccio. Comunque l'errore, c'è un errore nel testo qui. È bravissimo Giovanni che l'ha individuato. A maggiore di 2. E questo risponde anche alla domanda di spettatore anonimo, ultima. Prof, ma sia l'esame omettiamo il disegno? Facciamo la differenza nel caso il risultato venga con segno negativo, cambiamo il segno. È un problema nella pratica. No, non è un problema, però vedi che adesso a questo punto mi succede esattamente questa cosa qui, e cioè le informazioni che c'erano sul disegno dovevano dirci proprio quale delle due aree prendere. Ragazzi, finisco solo questo esercizio, e poi ci sono 2 esercizi di teoria, ma non ce la faccio a farveli. E se volete, li faccio domani mattina alle 9 come primi 2 esercizi. Davide e Miriam, se volete, domani mattina alle 9 ve li faccio. Confermatemi perché adesso devo chiudere. Però voglio fargli questo esercizio qui. Almeno controlliamo se era proprio il testo sbagliato, cosa che immagino io. Quindi abbiamo le due rette x uguale a 0, x uguale a 1. Abbiamo la parabola. E abbiamo la retta. E abbiamo la nostra parabola che è fatta così e la nostra retta che adesso con A strettamente maggiore di 2 è fatta così. E quindi dobbiamo fare l'integrale tra 0 e 1 della retta x più A meno la parabola. E quindi x alla seconda più x meno 2 in dx, meno x alla seconda più x meno 1, 2 in dx, quindi l'integrale tra 0 e 1 di meno x alla seconda più 2x
più A meno 2 in dx. Ora mi fate controllare bene se ho fatto giusto i conti, perché comincio a essere cotto. Tac, 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 sì. Ok. Meno x alla seconda più 2x, e qui avevo meno 2, e quindi che otteniamo adesso? Meno x alla terza fratto 3, più 2x alla seconda fratto 2, più a meno 2 per x, tutto calcolato tra 0 e 1, uguale. E quindi abbiamo meno un terzo, questi si semplificano e diventa più 1, più a meno 2 uguale a, e questo deve essere uguale a 3 mezzi, a 2 terzi, 2 terzi. Devo trovare a in modo che valga questa equazione. E quindi abbiamo 1 più a meno 2 uguale, e qui abbiamo 2 terzi più un terzo, questo lo sposto di là cambiandoci segno, e quindi qui mi diventa 1 più, anzi no, faccio già i conti, a meno 1 è uguale a 1, e quindi a uguale a 2. Che però, guardate, se devo proprio essere un rompiballe fino in fondo, il testo dell'esercizio era sbagliato e ci mandava questa indicazione qui, perché altrimenti non sarebbe accettabile. Così è giusta. Era sbagliato il testo, Davide. Ragazzi, 54, e non posso mica andare avanti perché sennò mi sovrappongo con le lezioni degli altri, ok? E quindi non ce la faccio mica. Siete rimasti 28, 27, anche troppo bravi. E, mi mancherebbero però le due domande, uno di Davide e uno di Miriam, e ve le faccio. Grazie a voi ragazzi che siete stati fino adesso, e vi carico la registrazione e poi mi fate sapere se Miriam e Davide riescono a venire domani, così domani mattina alle 9, così riesco a, scrivetemelo pure anche in privato, va benissimo, così riusciamo a finire anche le ultime due domande che avevamo. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata, buon lavoro.